Bentornati sul canale, oggi vediamo una build, però direi di non chiamarla build, ma vi darò dei suggerimenti per lo stregone arcano. Perché non build? Perché, come già sapete, Pathfinder seconda edizione ha una grandissima variabilità all'interno del personaggio, che potete costruirlo come volete, come vi piace. Molti dicono che si può ottimizzare, però dipende molto dalla campagna, avventura che state facendo, con chi la state facendo. Quindi ci sono anche delle sinergie che potete costruire col vostro gruppo, quindi non sarà mai ottimizzata rispetto al vostro contesto e magari alcune opzioni che vi darò io, alcuni suggerimenti, non vi piacciono proprio di principio. E devo dire, lo stregone arcano ha avuto un notevole buff con la remastered, che il video che ho già fatto, lo vedete qua sopra, è passato un po' in sordina. Quindi il nuovo stregone arcano già faceva danni, è diventato molto più accurato nei suoi incantesimi, poi vedremo come. Ha degli spell della remastered che non sono malvagi e ha una scelta veramente variegata. Stregone arcano è un fantastico leader, può utilizzare demoralizzare, che è, diciamo, l'azione più forte del gioco, e ha una scelta della lista arcana che è, diciamo, la migliore sia dal punto di vista di danni sia di supporto che di utilità, quindi può fare qualsiasi cosa. Cosa andiamo a vedere oggi? Facciamo un qualcosa focalizzato fino al quinto livello, veramente c'è tanta roba da dire, tante cose utili, suggerimenti che vi possono, diciamo, risparmiare tanto tempo di ricerca all'interno del regolamento. Mi rimpicciolisco e andiamo a utilizzare Builder per creare e pianificare il nostro stregone arcano. Partiamo in alto a sinistra, per chi non avesse visto come utilizzare Path Builder, vi metto qua sopra un video. La prima cosa è l'ancestry. Quali sono le ancestry, diciamo, più adatte per un stregone arcano? Chi ovviamente ha un fantastico boost al carisma. L'umano è sempre, diciamo, uno tra i preferiti. Il goblin potrebbe essere non male, perché ha carisma e destrezza e una flow su wisdom. Lo gnomo è sempre piaciuto perché ha anche dei talenti che danno ulteriore magia al vostro stregone. Su uncommon, secondo me, Catfolk può dire la sua. Questo l'umano vale per tutte le classi. Il background non ve lo faccio vedere, basta che ricercate qualcosa su carisma, poi, diciamo, dal vostro punto di vista potete anche andare a gestirlo, per esempio cercare qualcosa di intimidazione, qualcosa che fa meglio il vostro background che volete scrivere per il vostro personaggio. Quindi questo qua è molto molto personale. Io andrò a prenderne uno su carisma, per esempio un fortune teller, ma potete anche diciamo andare a vedere qualcosa sull'intelligenza, perché potrebbe essere anche un buon costruttore di oggetti magici. Quindi l'intelligenza è un qualcosa che sul crafting possiamo andare a gestire. Se avete molti downtime, pause, secondo me potrebbe essere un'ottima opzione, per esempio il mercante magico. Andiamo a scegliere il nostro stregone, quindi sorceress, e andiamo a selezionare. Di solito si prende carisma, destrezza, nel vostro caso potete anche avere intelligenza, quindi qua destrezza, intelligenza, carisma, e perché no costituzione. Poi questo qua sono abbastanza personali, basta che avete carisma 4, poi il resto capitolo dal, diciamo, dal vostro punto di vista come lo volete costruire. Però questo, diciamo, è un'indicazione. Le skill, come abbiamo detto,
Andiamo di intimidazione, il crafting l'abbiamo già preso, diplomazia e arcana e per esempio deception. Potete anche costruirlo su stealth, quindi potrebbe essere un'ottima opzione. Andiamo a selezionare, diciamo, standard, però qui potete fare come volete e prendere una general fit. In questo caso dipende un po' come lo costruite. Se prendete qualcosa, per esempio Intimidation Glare per intimidazione, diciamo che non sbagliate mai, visto che avete il carisma alto. Ancestry Fit, qui magari andiamo per Gumseer, che poi sfocia in avere Dark Vision, ma veramente potete andare anche per Natural Ambition per avere una fit class in più. In questo caso avete anche i legacy vecchie, però devo dire che la build che mi piace secondo me per dargli quel tocco di flessibilità è con Tap into Blood. Questo cosa fa? Ti permette di fare un Recall Knowledge su Arcana. Anche qui l'intelligenza che abbiamo messo fa alzare Arcana e anche Recall Knowledge. Questo vi permette di fare che cosa? Di proprio per definire qual è magari il punto debole del vostro nemico, per massimizzare quello che è il tiro facendo un critico. Quindi magari chiedere al master qual è la caratteristica, il suo save minore. In questo caso avere degli spell abbastanza variegati per castare quello più che può massimizzare il tiro per colpire facendo un critico. Questo perché ve lo dico, magari su questo ci farò un video, perché ci sono delle enormi differenze tra AC e tiri salvezza, che variano anche di 4 punti. Quindi 4 punti, cosa vuol dire? Vuol dire un 20% in più di colpire del vostro stregone. Qua abbiamo due possibilità. Quello che mi piace a me e quello che è cambiato molto è l'Imperial. Perché l'Imperial è cambiato molto? Perché dà, non strettamente per il Blood Magic, poi vedremo come utilizzarlo al meglio, oltre che dà degli incantesimi molto interessanti, soprattutto al sesto disintegrazione, ma anche Fort Barrage, Dispel Magic, Past e Translocate non sono malvagi. Vediamo subito quelli che sono i focus spell, soprattutto il primo, e vedete subito che il vostro stregone arcano, già dal primo livello, ovviamente facendo Ancestral Memories, guadagna un +1 di stato al prossimo spell di attacco, oppure da a un nemico un -1 di penalità a uno di tiri salvezza. Quindi ritorniamo a quello che dicevamo prima: sapere qual è quello minore, andate a decrementarlo ancora e aumentare la possibilità di critico. Tenete conto che i +1 e i -1 di penalità sono molto rari, quindi, come si dice sempre, il +1 conta in Pathfinder. Poi questo vedremo in un altro video, perché ci ho messo un po' anch'io a capirlo perché conta. E poi al quinto, quindi quando castiamo di quinto, quindi al nono livello, avete un +2 e al diciassettesimo addirittura un +3 o meno 3 di penalità. E devo dire che questo fa una grossa differenza. Poi, Source of Potency non lo guardiamo neanche, nel senso che aggiunge. Se castate di primo, aggiunge un +1 al danno. Potete farlo anche su heal, però non è il caso dello stregone arcano. Andiamo avanti. A livello di class fit di secondo livello, ce ne sono carine. Uno è Annoyed Ally. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che potete applicare la Blood Magic, quindi quel +1 che di AC, a un vostro compagno per un minuto. Quindi applicate la runa di Blood a lui. E questo è interessante se lo applicate magari al tank del gruppo o chi è in
in corpo a corpo, secondo me è molto interessante. Un altro, secondo me, interessante è proprio in Sorcery. Il remaster cosa dà anche? Dà la possibilità di avere più Blood Magic e applicare quella che volete, quando castate ovviamente dei vostri spell granted o un focus spell. Quindi in questo caso cosa fate? Vi potete muovere voi di uno step come azione gratuita o muovere addirittura il target. Anche qui non è malvagio spostarlo magari. È in un angolo, lo spostate in avanti, magari i vostri amici lo fiancheggiano già da subito. Prendiamo noi Alli, anche qui skill feat, diciamo, Bon Mot è uno diciamo, per distrarre i vostri nemici e è molto efficace, soprattutto se diciamo, date una penalità di meno 2 alla will. E come vi dicevo prima, avere queste penalità addosso è molto rilevante per poi castare incantesimi, quindi Bon Mot potrebbe essere una buona skill feat da prendere. Skill increase, direi che di andare ovviamente su intimidazione per prima cosa. General feat qua, diciamo, potete scegliere quello che volete. Su class feat andiamo a vedere di quarto livello cosa c'è. Devo dire che mi ero un po' intrippato con Split Shot, però insomma c'ha veramente poche applicazioni e devo dire che spendendo un'azione faccio tutt'altro, no? Quindi boh, mi sembra che preferisco aumentare con Ancestry Memorial o altri incantesimi che vediamo dopo, la possibilità di fare critico. Quindi qua prendo Arcane Evolution, che mi dà un'ulteriore flessibilità di o aggiungere imparare un nuovo incantesimo temporaneo da aggiungere al vostro repertorio, oppure scegliere un vostro incantesimo come signature spell, che poi vediamo cosa vuol dire. Al quinto livello abbiamo un'altra skill increase. Io andrei su Arcana per il motivo che dicevamo prima. Ability Boost, questo qua diciamo abbastanza scontato. Proseguiamo per la nostra strada, aumentando sempre quei 4. Intelligenza ce n'ha uno in più, magari ci mettiamo stealth, però questo a vostra scelta. E di quinto livello, anche qui, diciamo, non avete una grande scelta, però potete aggiungere un altro di primo per caso. E il primo step è fatto, siamo arrivati al quinto livello, facendovi vedere un po' un'impostazione generale di quello che può essere la scelta delle varie fitte e dei bonus. Qui in questo caso mettiamo quinto livello e la seconda cosa, il suggerimento che diciamo vi do è come caster in generale, ma soprattutto il caster arcano ancora di più, è prendetevi gli oggetti magici. Se non avete i soldi, chiedete in prestito al vostro guerriero che magari ne spende meno, o scambiateli, comprateli quando arrivate al terzo livello un bastone che vi dà delle cariche aggiuntive, quindi degli incantesimi aggiuntivi da castare, e nella Daily Preparation avete un tot di cariche rispetto al livello massimo dell'incantesimo che avete. In questo caso siamo al quinto, terzo livello, 3 cariche, e potete castare gli incantesimi che ci sono all'interno. Proviamo a vedere di terzo livello cosa abbiamo. Abbiamo, diciamo, quelle base e vanno, beh, soprattutto vanno molto bene. In questo caso sceglietela, poi aumentando il livello vedete che ce ne avete tantissime, avete una vasta scelta, potete avere anche il vostro bastone personalizzato, mettendoci dentro, diciamo, degli incantesimi con lo stesso tratto, quella che si chiama Personal Staff. In questo caso sceglietela, almeno il consiglio che vi do io è complementare agli spell che poi andremo a scegliere. Salendo di livello dovete andare a scegliere una staffa, venderla e poi acquistarne un'altra. Però in generale, come vedete, al terzo livello avrà un cantrip che potete lanciarlo
come volete, quando volete, e poi avete uno di primo livello. In questo caso voi potete lanciare, per esempio, tre incantesimi di primo livello. Fa la differenza averne tre in più, soprattutto se si sono molto utili. Avrete un bastone all'ottavo livello con incantesimi di terzo, al 12 maggiore, e avete incantesimi fino al quinto livello. Molto utile è avere anche le bacchette, anzi siete obbligati a prendere le bacchette, soprattutto alcuni incantesimi come Sure Strike. Prendetevi una bacchetta in modo tale che ne potete lanciare uno al giorno. Poi potete anche cercare di forzare la bacchetta, però potrebbe distruggersi, però avere una bacchetta di Sure Strike è obbligatorio. Poi capiamo anche perché, e man mano che avanzate di livello prendete anche delle bracchette di secondo, terzo livello e così via discorrendo. Con l'incantesimo vedete che vi sono utili anche dal punto di vista di scroll. Vedete qua che abbiamo sempre lo scroll Sure Strike o Befuddle, per esempio, che è un ottimo incantesimo. Ovviamente più avanzate di livello, più gli incantesimi di basso livello sono quelli unicamente di debuff e supporto, per esempio come anche Sure Strike, e invece quelli di alto livello servono per fare danni. Questo perché, poi lo vedremo con gli incantesimi, perché voi andate a potenziarli in automatico con la vostra signature, quindi dovete scegliere gli incantesimi del vostro repertorio in modo accurato. Ovviamente poi salendo di livello potete prendere per esempio il Ring of Wizardry, varie tuniche che avete a disposizione. Ovviamente durante l'avventura il master vi dà altri oggetti, però quello che non avete andate a prendervelo. Adesso passiamo a come scegliere l'incantesimo, che è l'ultimo step. Avete qua gli spell, ovviamente selezionate quelli garantiti dalla vostra bloodline, e cominciamo a selezionare gli spell guardando che cosa, guardando che siano, come si diceva prima, su AC, su Will e sugli altri, diciamo, tiri salvezza. Per esempio possiamo prendere Electric Arc, che è su riflessi, Frostbite, che è su Fortitude, o anche Gale Blast. Possiamo selezionare Lifewire, che scala molto bene, o potete anche Needle Darts ai primi livelli, però vedete già che il danno, diciamo, è maggiore quello di Lifewire. E poi prendete magari anche un'utilità, per esempio come Pigment, che è sempre carino da avere nel vostro repertorio. Tenete conto poi che potete prendere anche un bastone che ha un cantrip aggiuntivo. Passiamo al primo livello, dove dovete tener conto di capire effettivamente quale andare a settare come signature. In questo caso, quando avanzate di livello, diciamo i livelli più bassi dovrete essere supporto, utilità, e quello che andate a mettere come signature, quello che fa più danno. Per esempio, possiamo mettere magari Thunder Strike, che è basato sui riflessi, e devo dire che scala molto bene con un più uno per ogni livello. Quindi questo vuol dire che se lo cassate di terzo ha 3 dadi da 12 in più e 3 dadi da 4. Vediamo come funziona in questo caso. Vedete che potete selezionarlo come signature e lui lo mette. Potete castarlo sia di secondo livello che di terzo livello. Se lo aprite di terzo livello vedete che fa 3 dadi da 12 e 3 dadi da 4, come abbiamo accennato prima. Poi qua andrei a selezionare diversi incantesimi, come diciamo prima Befuddle, però se l'avete già una bacchetta o uno scroll potete prenderlo da lì. Ci sono diversi incantesimi interessanti, non voglio da questo punto di vista influenzarne, prendo quelli che piacciono più a me, che sono Befuddle, e scegliamo Sure Strike. Magari non ce l'ho all'interno del bastone o come bacchetta inizialmente, secondo me è molto interessante prenderlo. Perché prendere Sure Strike, averlo sempre? Perché è con un'azione singola e potete castarlo prima del vostro, diciamo, incantesimo più forte. Fare in modo di tirare due dadi
e ignorare il più basso, e questo aumenta notevolmente le vostre probabilità di fare, diciamo, di centrare il bersaglio e addirittura fare critico. Diciamo che così ad alto livello aumenta la possibilità del 25%, che è tanto. Di secondo livello, molto forte per fare danni, è Blazing Bolt, e ovviamente già lo mettiamo come signature, che è quello, diciamo, di questo livello, quello che farà danni, e poi potete scegliere altri incantesimi per, diciamo, più di utilità e supporto. Per esempio Enlarge, qua facciamo un altro, diciamo, qua facciamo un'altra precisazione, perché poi vedremo l'esempio. Enlarge, magari quando siete al quarto e al sesto, potete andarlo a prendere direttamente anche senza fare una signature, ma dopo signature poi lo vediamo. Prendiamo questo, diciamo, a più di supporto, e poi magari possiamo prendere, come vedete, è un ottimo incantesimo perché va sulla will, magari utilizzando prima Bombotte e poi castando questo, ma anche se ha successo non può usare per esempio le reazioni, e non deve essere, diciamo, potenziato, quindi potrebbe essere un buon incantesimo da aggiungere di terzo livello. Qui vedete qua in alto che potete prendere potenziati di più uno, quindi potevate qui anche prendere Blazing Bolt e non metterlo come signature. Potenziato più due, diciamo, una scelta che potete fare è Fear. Perché Fear? Perché al terzo livello potenziato potete targetare 5 creature, quindi ha poco senso prenderlo come signature. Invece ha molto senso prenderlo potenziato più 2, perché ha questa dicitura col potenziamento a terzo livello. Poi potete prendere la classica Fireball, che però, diciamo, io faccio sempre fatica a utilizzare perché ad area. Ast ce l'avete già, o potete prendere anche un ottimo incantesimo, è Slow, visto che altri già da danno ce li avete. Anche, diciamo, un Wall of Thorns potrebbe essere una buona alternativa per difesa, e anche metterlo come signature. Quindi vedete che avete tantissime possibilità, soprattutto nella lista arcana. Altra cosa, ultima cosa, che secondo me è come cantrip potete prendere, è Time Sense. Questo perché? Perché vi dà anche qui la possibilità di avere un più uno, soprattutto a bassi livelli, secondo me è assolutamente da prendere, ovviamente unicamente al boss, a un attack roll. E con questo devo dire che abbiamo detto le cose principali per fare una build, diciamo, divertente da giocare. Se ho dimenticato qualcosa o consigli utili anche per tutta la community, mettete qua sotto nei commenti. Like, sottoscrivetevi, e per oggi è tutto, vi saluto.